Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale YouTube canale Italian Startup by Catch It Up. Benvenuti su questa lettura per aprile 2023 dei tarocchi in lingua italiana per i miei italiani all'estero, i miei italiani in Italia e per le persone che capiscono l'italiano, semplicemente anche questo. E finalmente ce l'ho fatta anche io a fare la lettura in italiano, è stata una richiesta molto molto alta ed adesso finalmente ce l'ho fatta anche io. Pesciolini miei, questa è una lettura generale, perciò se non vi trasmette niente, non vi chiedo per favore di non forzare questa lettura, se non vi ritrovate con questa lettura qua. Se volete una lettura privata con me, trovate tutte le informazioni sul mio info box. E credo che ho detto tutto, adesso iniziamo per la vostra lettura per aprile 2023 e vediamo che c'è sotto. My Lofty, datemi per favore per i miei pesciolini. Cosa pesce devono sapere per questo mese, per questa lettura? Wow, anche voi. Non mi ricordo, due o tre avevano la protezione. Mi sa, se non mi sbaglio, il Capricorno, se non mi sbaglio. Qualcosa sta cominciando a cambiare verso di voi, ma anche un po'. Che forse eravate indecisi fino a questo punto, che come volete cominciare a proteggere, o avete la tentazione adesso di proteggere, non so in quale parte della vostra vita, forse c'era un po' di incertezze fino in questo momento, però adesso cominciate a capire, no, questo è quello che voglio cominciare a proteggere. Ma anche può essere proteggendo il vostro bambino, verso di voi, il vostro fanciullo, la vostra o la fanciulla che siete, il vostro io dentro, di maturare, ma anche di protezione. Come cominciate a dare la protezione di voi stessi? O può essere anche per una situazione. Questo può anche essere per un'altra persona. Datemi il passato, 10 di coppe, il 3 di spade, il mondo e la luna che siete voi è sotto il mazzo. È come che c'è un'interferenza in questo momento che dite no, non lo voglio più, o non fa più parte di me, o cerco di lasciare stare, cerco di non fare maturare più questa, non so se è una gelosia o può essere anche un'interferenza che vi arriva e voi vi chiedete perché la faccio entrare se so che questa energia non fa per me? È come che mettete un punto sulla I, è come che dite ho capito dove vuole arrivare, ho capito cosa mi vuoi trasmettere, però non fa più parte della mia situazione, non fa più parte della mia vita. Perché è come che mi vuoi dire vuoi proteggere questa felicità che hai creato o stai creando man mano? Ma c'è un'interferenza qua, vediamo che interferenza è. Dammi il 10 di coppe per favore per i miei pesci, la ruota della fortuna, il ragazzo di denari e tu, il re di coppa. E stavo andando tutto per il verso giusto affinché c'era qualcosa che ti è venuto, come si dice? È venuto come davanti alla tua porta e dici, o ti rifà riflettere, o dici, ma perché questa decisione deve venire proprio in questo momento? Se stava andando tutto a meraviglia, c'è una situazione che come che ti porta in una circostanza della tua vita che ti fa riflettere. O ti fa riflettere e ti chiedi te stesso, ma perché proprio adesso? Non poteva succedere 5 minuti fa, una cosa così. Però c'è il cambiamento comunque, già nel passato.
C'è un'interferenza là un po' piccola, non piccola, diciamo un po' banale, però che stava andando tutto un po' come doveva essere o come tu preferivi. Può essere anche un figlio, comunque, eh? Cioè può essere anche un figlio tipo, è importante che sto vicino a te, però c'ho tutte e due, c'ho il mio figlio, diciamo un figlio, può essere anche un amico, un cugino, un fratello. C'è qualcuno vicino a me, ho questa persona che la voglio vicino a me, però c'ho anche la mia felicità. E c'è tutto un tratto, c'è qualcosa che ti no, tormenta, ti tormenta e ti fa come ricapitolare o ti fa venire per forza questo cambiamento, ti viene questo cambiamento all'improvviso e devi come cominciare a capire perché arriva questo cambiamento, perché è arrivato questo cambiamento. Il 3 di spade, il creatore, io lo chiamo il creatore, ma il magician, la regina di bastone e il 5 di denari. È la morte sotto il mazzo. Qualcosa sta finendo comunque. Qualcosa sta cambiando a tuo favore, pesci. Pesciolino mio, che ti fa riflettere che anche il momento che tu pensi che va tutto a gonfie vele, che devi cominciare a pianificare anche il piano B. Non può andare solo col piano A, ma pure tante volte dovresti cominciare come si dice, compromise, quando cominci a dire ok, devo prendere un comporta di comprendere e riportarmi forse a portarmi a comprimettere. Che tante volte sì, può cambiare, ci sono dei tanti cambiamenti che ci sono cambiamenti. Ci sono tante situazioni che ti possono portare, è naturale, che non va sempre, sai, al solito movimento, però è come con un cambiamento che tu devi cominciare a capire, non è sempre allo stesso livello, non puoi andare sempre allo stesso livello, ma quando c'è da cambiare, sono pronto a cambiare, anche se qualche volta è un po' noioso, è un po' deludente. Deludente. Com'è che ti devi dare la forza di dire ok, non è andata al mio verso, però almeno cerchiamo un lato B o un piano B. Come si dice compromise? Non mi viene in italiano. Com'è che devi cominciare a capire dove puoi cominciare anche tu a dare la tua parte senza che non è proprio in quella direzione che vorresti tu? Spero che mi capisci, pesciolino. Che tante volte con dei piccoli cambiamenti puoi fare grandi miracoli. Dammi il mondo. Due di bastoni, il ragazzo di spada e il tre di coppe. In questo momento tu mi dici, forse avrò detto molti no, o avrò forse fatto aspettare che l'altra persona o l'altra situazione si muovesse, ma comincio adesso da me. Incomincio da me, per questo tu mi stai dicendo in questo momento voglio proteggere questa situazione, voglio mettere in ordine qualcosa che probabilmente sì, era un po' deludente o è un po' deludente, però è importante che adesso anch'io posso mettere la mia parte e di ricominciare a mettere a posto. Dammi un consiglio per i miei pesciolini. Il creatore un'altra volta. Il sole, il ragazzo di bastone e sette di coppa. Di non essere che qualche volta un no può aiutarti tanto, veramente può aiutarti tanto, però devi sapere anche quanto usare questo no, o anche sì, dipende dalle circostanze che sei, pesciolino.
Però vedo che qualcosa sta maturando a tuo favore, che tu stai cominciando a cambiare delle prospettive, ma anche dei comportamenti che ti mettono un po' in gioco, quello sì, però alla fine ti fa capire che cosa vuoi proteggere in questa situazione. Spero che mi capisci, pesciolino mio. Spero che ti sia piaciuta questa lettura, dammi per favore un pollice in su se ti è piaciuto, iscriviti se ancora non l'hai fatto, noi ci vediamo molto presto. Tra i saluti dalla tua Luana e ciao.